Buonasera ragazze, oggi stasera vi volevo proporre un tutorial di questo toast con la faccina kawaii e l'uovo sopra, ancora questo lo devo cuocere. Vi faccio vedere cosa serve per realizzarlo. Allora, serve una pallina color biscotto o il color che volete fare l'interno del pane. Io mischio il bianco con il cognac, una pallina di cognac per fare la crosta del pane, il nero per fare la bocca e gli occhietti, il bianco per realizzare l'uovo e i riflessi degli occhietti, il rosa per le guance e il giallo per il centro dell'ovetto. Allora, ricominciamo. Poi ci serve qualcosa per realizzare le rientranze del pane. Io uso una bacchetta cinese, un roller. E qualunque cosa voi avete per realizzare la texture, io uso una spugnetta abrasiva. Allora, cominciamo. Prendiamo la pallina di color biscotto, facciamo una bella pallina e la schiacciamo. Gli diamo una forma rotonda. Allora, la forma è questa. Prendiamo la bacchettina, la poggiamo sul piano, se volete la potete pure schiacciare un pochino con il roller e fate la rientranza del pane, uno e due. Aggiustate il sotto e il sopra del pane. Ok, questo sarà il risultato. Lo potete aggiustare con la bacchettina, eccola qua. Poi realizziamo la texture, poggiamo sopra la spugnetta o lo spazzolino, la pallina di carta stagnola. Io mi trovo molto bene con questo. Per evitare che si sformi, con il taglierino lo rialziamo. Ok, questo è il pane texturizzato. Poi mettiamo da parte questo, prendiamo il cognac, facciamo un serpentello, la dimensione è quella che preferite. Sempre fate in modo che non esce, che il centro del pane sia più alto della crosta. Il pane lo avvolgete. Quando siete arrivati alla rientranza del pane, sempre con il bastoncino, con lo strumento che utilizzate, facciamo in modo che la crosta si vada a posizionare nelle incavature. Ok, dopo che avete fatto questa operazione, portate la crosta dove volete, scusatemi che, ok, la tagliate e unite i due lembi del fimo. Per far sparire la congiunzione dei due serpentelli di fimo, potete bagnare un cotton fioc all'interno dell'acetone e lo passate sui, così va via l'aggiunzione, non c'è più. Ok, anche per le macchie o per i pelucchi va bene, ok? Così potete, cercate di evitare di macchiarlo. Lo ripulgiamo.
Ok, e la forma è fatta, ok? Ora andiamo a fare, tappo leggermente se non faccio qualche guaio, mettiamo da parte quello che non ci serve, andiamo a realizzare la bocca del nostro toast. Prendete una piccola quantità di pasta nera e realizzate un serpentello. Quando avete raggiunto la dimensione, lo spessore del serpentello di cui volete fare la bocca, ne tagliamo un pezzettino. Scusatemi che... Ok, questo qua. Ne tagliamo un pezzettino. Lo allunghiamo un po'. Ok. Prendiamo uno strumento e andiamo a posizionare la boccuccia in modo... ho fatto troppo corta, perdonatemi, la facciamo un po' più lunga, scusate. Ok, adesso sì, andiamo a posizionare la boccuccia del vostro toast. Ok, dopo che avete realizzato la boccuccia del toast, ragazzi scusate per la dimensione ma non riesco a trovare la dimensione giusta della bocca. Vediamo adesso se l'ho trovata. Benissimo, adesso sì. Va benissimo, perdonatemi ancora, del maledizione. Facciamo finta che la bocca sia andata bene, vi pulite le mani con una salviettina in modo che non sporcate il fiume rosa, perché andiamo a fare le guanciotte. Prendiamo due palline piccole, li posizioniamo proprio vicino alle due ai lati della bocca. Benissimo, così. Dopo che avete fatto le due guanciotte, andiamo a fare gli occhietti. Gli occhietti vanno posizionati sopra le guance. Fate una pallina e la portate sopra la guanciotta. Ok, la seconda pallina sempre sopra l'altra guanciotta. Ok, 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 andiamo a ripulirci le mani per non sporcare il fiume, perché andiamo a realizzare i riflessi degli occhietti. Allora, vanno fatti i più grandi, i riflessi più grandi vanno messi sopra e quelli più piccoli sotto. Palline grandi sopra e palline piccole sotto. Così, pallina piccola, un'altra pallina piccola, sempre sotto,
vi faccio vedere. Ok, allora andiamo a realizzare l'ovetto. Allora, per l'ovetto prendiamo un pezzo di filmo bianco, la dimensione sempre la scegliete voi, la modelliamo a cerchietto. Cercate di fare i lati più irregolari possibili, ok? Proprio la forma dell'ovetto fritto. Ok, così la posizionate sopra la testolina del toast. Se vedete sempre pelucchietti o voilà, la andate a passare con il cotton fioc con l'acetone e quelli vanno via. Prendiamo una piccola pallina di filmo giallo, ok, la pallottolate e premete sul piano di lavoro in modo da darle una forma bombata. La preleviamo e la andiamo a mettere sopra il toast. Ok, allora il toast è finito. Se volete dargli un aspetto più realistico, prendete una goccia di fimo liquid e la passate sull'uovo, sul tuorlo, così viene lucido. Mettete il gancetto sopra e il toast è finito, fatto un po' più grandicello rispetto a quello. Poi basta modellarlo come a vostro piacimento. Se lo volete più rotondo lo fate più rotondo, più quadrato lo fate più quadrato, al vostro piacere. Spero che il video vi sia piaciuto, al prossimo tutorial. Un bacio, ciao ragazzi e buona serata.